Daniele Massaro, in fase di preparazione, gli aneddoti e le curiosità da chiederti sono tante. Hai un ricordo della prima? Il mio primo ritiro col Milan fu in una località di montagna, alla guida di Nils Liedholm. E poi con l'arrivo di Arrigo Sacchi cominciamo la preparazione e da lì penso che il Milan non è più uscito da Milanello, appunto con l'avvento di Arrigo Sacchi. Mi ricordo tanta fatica perché, vabbè, sono passati tanti anni, il metodo di allenamento era anche, è cambiato molto. Se guardate la pista di Milanello intorno al campo, allora era terra rossa e l'abbiamo consumata. Adesso è coperta da un bel sintetico e forse non la usano neanche più, come magari non usano, come usavamo noi, il bosco, salite, discese, diagonali, dribbling sugli alberi, eccetera, eccetera. Devo dire che la preparazione è cambiata tanto. Forse la fortuna era quello di non viaggiare tanto in quel periodo e l'allenatore poteva avere a disposizione tutte le tecniche che c'erano in quel momento a Milanello. La palestra veniva usata molto, molto poco, adesso si usano molto i particolari. Io prima guardavo gli elastici, allora si usavano il paracadute. Adesso si usa tanto la palla? No, ma anche allora usavamo tantissimo la palla, perché poi alla fine psicologicamente il giocatore, se corre con la palla o senza, sembra che faccia meno fatica. E poi ci fu l'avvento della famosa gabbia, il pallone, dove praticamente facevamo degli allenamenti aerobici veramente, veramente duri. L'alimentazione invece com'è cambiata? Si è voluto anche quello. Fai conto che io ho iniziato a giocare, che prima della partita si mangiava il risotto alla parmigiana e un bel filetto, perché pensava di avere più energia e lo digerivi alla sera dopo finita la partita. Con le tecniche di adesso magari sarei durato qualche anno in più a livello fisico, con tutti i particolari, con tutte le cure che ci sono adesso. Come passavate il tempo nei ritiri? Diciamo che non c'era molto tempo da divertirsi. Quando finivamo, soprattutto la cena, non vedevamo l'ora di andare a letto perché sapevamo che il giorno dopo era ancora più dura. Con chi eri in camera? Con chi è che chiacchieravi e di cosa? Io ero in camera, perché era doppia camera, con Carletto Ancelotti. E poi andavo a dar fastidio a qualche altro mio giocatore per fare due chiacchiere prima di andare a letto.